amici del basket, buonasera, buonasera e ben ritrovati come ogni giovedì in diretta con Basket Time. Un'ora, un'oretta e mezzo per stare insieme, per parlare di basket, per parlare di pallacanestro reggiana. È arrivata una vittoria domenica sul parquet di Caserta, una partita tosta, una partita dura che Reggio ha saputo interpretare tutto sommato nel modo giusto, pur soffrendo, andando a vincere sul campo di una delle squadre che si sta giocando la salvezza. E siamo... ci avviamo verso veramente il rush finale di stagione, quello che stabilirà l'ingresso, la griglia dei playoff, Reggio ha già un importante match point tra le mani, perché in caso di vittoria domenica contro Sassari, sì, quella Sassari delle finali scudetto dell'anno scorso, ipoteticherebbe il secondo posto intanto in campionato e con magari chissà ancora la speranza di poter arrivare prima in caso di un passo falso di Milano. Parleremo di questo e di tanto altro in questa puntata con un ospite speciale. Permettetemi però di iniziare purtroppo con delle brutte notizie, perché è stata per noi una settimana molto difficile, lo è stata per la pallacanestro reggiana, lo è stata anche per noi in redazione. E, è stata la settimana dove sono scomparse purtroppo tante persone care a delle persone a cui siamo vicini e vogliamo assolutamente ricordare per quello che possiamo fare prima di poi cercare di parlare di basket e di sollevarci un po' il pensiero. E quindi insomma sentite condoglianze prima di tutto alla famiglia di Oyar Seelings per la scomparsa del padre avvenuta la notte tra sabato e domenica, sempre in casa pallacanestro reggiana. È una notizia di ieri anche della morte del padre di Gabriele Rossi, il preparatore atletico del settore giovanile biancorosso, oltre che collaboratore con la prima squadra. Quindi ovviamente sentite condoglianze anche a lui, e poi permettetecelo anche per quel che riguarda la nostra redazione, condoglianze al nostro Franco Tosi per la scomparsa della madre e al nostro collega, insomma, che vedete qua spesso e volentieri con noi, Filippo Bartoli, per la scomparsa improvvisa del padre, tra l'altro abbonato, insomma, è grande appassionato di pallacanestro reggiana. Quindi davvero dedichiamo ipoteticamente questa puntata a loro e cerchiamo di metterci alle spalle queste brutte notizie che mai veramente avremmo voluto darvi. Allora, è una puntata che analizzeremo parlando di tanti aspetti, tanti argomenti. Soprattutto cercheremo anche di entrare nell'argomento un po' più tecnico, perché l'ospite che abbiamo in studio ci dà la possibilità di farlo. Però non vogliamo assolutamente fare a meno di voi, del vostro contributo, delle vostre domande, delle vostre suggestioni. Allora lo facciamo con gli sms e con i social e con il nostro Alessandro Caraffi in postazione messaggi. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Davide, buonasera a tutti. Sì, insomma, l'inizio puntata hai fatto bene a ricordare quanto è successo in settimana, perché non è stata una settimana facile per tutti noi. Proveremo stasera a ripartire, insomma, l'ospite di quelli veramente che possono dare in là una grande puntata, perché stanno già arrivando tante domande. Il numero lo vedete in sovrimpressione, ci sono i social, c'è Twitter, c'è Facebook, siamo qui per ricevere i vostri sms, insomma speriamo di riceverne tanti 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 come al solito quando ci sono questi ospiti. E non solo, avremo anche tante notizie da darvi, alcune positive, alcune un po' meno per via del discorso infortuni, ma andiamo con ordine. Prima di tutto saluto e do il benvenuto a Basket Time a Davis Cagnardi, vice allenatore di Max Manetti. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. La prima volta che vieni ospite a Basket Time, nonostante ormai sei a Reggio da una vita, insomma. Sì, c'è sempre una prima volta. Allora, io l'ho definita tosta la partita di Caserta, cestisticamente sporca, mettiamola così. Però forse era veramente l'unico modo per interpretarla e per vincerla. Sì, era una partita difficile perché l'affrontavamo chiaramente in emergenza di roster e soprattutto in emergenza in determinati ruoli. E l'abbiamo, diciamo, soprattutto i ragazzi sono stati bravi a leggere la partita e a capire che è una partita da vincere molto con la lotta più che con la strategia. E questo non è mai scontato, non è mai facile, soprattutto fuori casa. Un campo caldo, Caserta, dove tra l'altro Reggio, pensate, in Serie A aveva vinto solo una volta su 16 partite, e il primo anno della nuova Serie A, per intenderci, primo anno che è tornata in Serie A, quel 2012-2013. Ci sono delle notizie, Alessandro Caraffi, positive e negative, poi entriamo nel merito della partita contro Caserta. Positive, parlo ad esempio della riapertura dello store, il negozio di pallacanestro reggiana, questa notizia che voglio assolutamente dare, visto il grande successo che ha avuto nel corso della sua prima edizione. In via Crispi, quindi cambia la sede, giusto? Sì, cambia location, non più con Reggiana Calcio, ma solo pallacanestro reggiana.
aprirà insomma dopodomani sabato con apertura alle 10 del mattino fino alle 8 di sera e poi inaugurazione con tutto lo staff, tutta la squadra e tutta la dirigenza alle ore 18, quindi un secondo abbraccio per un evento, che per un'iniziativa che ha davvero raccolto grandi consensi da dicembre a febbraio. Ma già che siamo in argomento, non sarà l'unico store ad aprire, perché apre anche quello della faccia cattiva, il merchandising ufficiale di Medo della Valle, così lo possiamo dire, e anche questo virale ormai nel negozio di Maxent Ball, mercoledì prossimo l'inaugurazione, anche qua alle 16.30 18.30 scusate, di un corner, comunque anche questo punto che sta avendo grande successo e con uno scopo benefico alle spalle, assolutamente importante dire anche questo. In più vi dico, così ce lo togliamo subito dalle scatole, perché io voglio parlare di basket giocato e non di guerra di potere, che domani c'è l'assemblea di Lega Basket. All'ordine del giorno non sembrerebbe ci siano particolari episodi guerriglieri dopo quello che è successo, però si sa mai di sti tempi, e vedremo innanzitutto se verrà eletto un traghettatore ufficialmente fino a fine stagione, se verrà data qualche dichiarazione, Alessandro, dopo le parole di Petrucci. Insomma, diciamo che siamo ancora però in questa fase, credo, preliminare. Sì, credo di sì. Uno step è stato fatto in settimana, perché Euroleague ha ufficializzato formati di Eurolega e Eurocup per la prossima stagione. Come sapevamo già da tempo, Reggio, Cestima, Trento, Sassari e altre squadre. Adesso vedremo come si evolveranno le cose. Credo che fino all'assemblea della Beko BBL tedesca del 19, mi pare, vado a memoria, penso che ancora un po' tutto sia stagnante. Vedremo domani cosa succederà, ci sarà qualche colpo di coda o se si proseguirà sui soliti comunicati e controcomunicati a mezzo stampa, e seguiremo la cosa, insomma. Davis, onestamente, quanto vi sta condizionando questa cosa in campo? Poco, spero. Ma ci sta condizionando pochissimo, anche perché il focus è chiaramente su altro, sul lavoro settimanale, sulle partite che dobbiamo andare a affrontare. La società, dal canto suo, è molto brava a tenerci anche lontani da queste problematiche. È chiaro che non si può non seguire il tutto, perché chiaramente in qualunque situazione si sente parlare di questa querela, appunto, che è nata, e però i ragazzi sono assolutamente distanti assolutamente distanti da tutto questo, sì. Allora, i ragazzi sono sul pezzo, sono sulla testa in campo, e allora 87-82 il punteggio finale della partita contro Caserta. Andiamoci a rivivere le emozioni con la sintesi curata dal nostro Mirko Zucchi. Punti in transizione, mette anche la bomba, e allora 9-1 Reggiano. Che prende il tiro a 3 da casa sua, bomba! Di Barrillo! Qua la rotazione perfetta della Griffin Bond, non può che finire con un canestro. Sbaglia e la palla è di Hunt, che questa volta schiaccia Bobby Jones, bottezzato, lasciato lì, segna la bomba del Menor. Per Polonara, bella extra pass per De Nicolao, importante da tre De Nicolao. Downs fino in fondo, fuori per Siva, da tre anche Siva, segna subito Siva. Vediamo subito da tre, eccolo qua, Mike Downs. 0 su 5 fino adesso è... La partita finisce qua 87-82, la Griffin Bond batte la pasta Reggio Caserta. Allora, Reggio batte Caserta in una partita, come detto, strana, una partita che se andiamo a vedere la valutazione vede Reggio perdere 91-73 eppure portare a casa la vittoria. Se andiamo a vedere i rimbalzi vediamo Reggio perdere 40-26 eppure portare a casa la vittoria.
Cosa significa Davis? Significa aver fatto le cose giuste nel momento giusto, probabilmente. Sì, significa anche aver capito che in una partita del genere, nelle condizioni in cui la giocavamo, si potevano anche accettare determinati errori, ma assolutamente bisognava provare a stare in quello che era il piano partita. Quindi, ad esempio, mi riferisco ai rimbalzi offensivi subiti all'inizio della partita, soprattutto in situazioni però di rotazioni, quindi quando avevamo un piccolo che doveva lottare contro un lungo avversario, sapevamo che in certe situazioni potevamo magari soffrire il loro post basso, avendo noi carenza di centimetri, avendo giocato con quintetti in altre partite veramente improponibili. Nani, però, li ho chiamati. Sì, esatto. che però hanno tenuto laddove avevamo deciso comunque di provare a tenere, chiaramente concedendo in altre situazioni dove era impensabile poter, diciamo, competere. Allora, il discorso dei rimbalzi d'attacco, ad esempio, sono 14 totali, quelli di Caserta, ma noi, Alessandro, abbiamo passato tutta la telecronaca a dire soffriamo rimbalzo, lo sapevamo, poi però alla fine non è mai andata realmente sotto nel punteggio, pur continuando a soffrire tantissimo in questo aspetto, Reggio. Questo significa che tutto il resto stava andando bene, stava in quel famoso piano partita. Sì, soprattutto bisogna vedere come sono stati distribuiti quei rimbalzi offensivi, perché ne hanno presi 6 nel primo quarto, sì. Anzi in 7 minuti del primo quarto, e poi 8 in tutto il resto della partita. Quindi chiaramente quello conta, cioè concedere comunque 8 rimbalzi d'attacco in 35 minuti, secondo me andava bene anche a voi, insomma, per una squadra che è così portata al rimbalzo. Assolutamente, anche perché i rimbalzi offensivi, soprattutto 4 di Ante, sono avvenuti praticamente tutti nella stessa situazione tattica, cioè quindi su un nostro lungo praticamente impegnato sulla palla e sul nostro piccolo che in rotazione doveva andare a competere fisicamente contro questo che è un giocatore che fa dei rimbalzi d'attacco, chiaramente la sua forza. Sapevamo che lì potevamo concedere qualcosa, abbiamo comunque aggiustato, abbiamo chiesto un extra sforzo alle nostre guardie, i ragazzi hanno seguito questo dettame e sono riusciti comunque a limitare la squadra avversaria nel secondo tempo. Poi uno va a vedere 15 rimbalzi di Ante, vero, poi però uno va a vedere anche nello specifico e vede che magari ne ha presi 3 alla stessa azione perché ha sbagliato 2 canestri da sotto, quindi insomma anche quello è vero. Già lì è differente. Ma poi secondo me soprattutto potevate pensare, aspettarvelo e forse tollerarlo un Ante da qualche rimbalzo in più, a patto di casomai non far entrare in partita giocatori come Downs, come Siva, eccetera. Assolutamente, infatti il piano partita andava proprio in questa direzione. Innanzitutto non sapevamo se in campo avremmo trovato Ant o Johnson, perché la partita prima aveva giocato Johnson, sì. Seppur una sconfitta aveva giocato anche discretamente. Ci aspettavamo comunque Ant, visto le nostre caratteristiche, il nostro roster, così è stato. E forse la cosa più importante è stata limitare Siva. Siva che è il loro playmaker, partiamo dal presupposto che come esterni loro dalla panchina hanno solo Giuri. Di fatto il giocatore più esterno partendo dalla panchina poi era Bobby Jones, che è di fatto un 4 puro. E di conseguenza, limitando, diciamo così, la mente del loro gioco, che tra l'altro viene da un buenissimo campionato, perché è il primo assist man del campionato, mm-hmm. il primo nella percentuale di tiri liberi. Diciamo che da quando è stato bene ha fatto assolutamente, è il primo anche nelle palle recuperate, quindi anche un giocatore che comunque si applica difensivamente. Quindi diciamo che l'abbiamo limitato molto 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 bene e loro ne hanno risentito. 7 punti per Siva, ma solo 4 tiri dal campo, anche questo è sicuramente un dato importante. Invece andiamo a parlare anche di Reggio, perché che cosa ha fatto Reggio? È stata brava, come le capita spesso, anche se questa volta non c'è stato, se vogliamo, la prestazione palesemente on fire come poteva essere l'ardore della Valle, a cavalcare l'uomo giusto nel determinato momento della stagione, della partita, scusate, penso all'inizio forte di Polonara, poi a Kaukenas che prende il proscenio, poi al momento di Della Valle, lo stesso Aradori che ha fatto alcuni canestri importanti, penso alle 2 bombe nella seconda metà di gara di De Nicolao. Ormai questa è veramente una vostra forza, quella di riuscire a trovare il protagonista diverso ogni momento della partita, e questo è anche un grosso problema per gli avversari perché non dai punti di riferimento, anche in un quintetto con 5 piccoli. Sì, diciamo che questa è la famosa, quando si parla di chimica e di lavoro per farsi che si creino determinati meccanismi, si parla di questo. Chiaramente il feeling tra i giocatori è aumentato col passare del tempo, come succede a tutte le squadre. Il fatto di avere anche delle settimane intere per lavorare, chiaramente anche questo ha aiutato parecchio.
In questo devo dire ancora dobbiamo migliorare molto, anche in tanti altri aspetti, soprattutto nelle letture offensive, però devo dire che i ragazzi hanno capito, ed è la cosa più importante quando hai tanti giocatori con talento offensivo e con talento balistico, che è un talento specifico tra le capacità offensive, ecco, hanno capito quando è il momento di mettersi a servizio degli altri, di qualche compagno di squadra. Immagino arrivino tanti messaggi, ce ne sono già qualcuno anche sui social, quindi Alessandro inizia pure a leggerli. Grande Cagnardi, per me è un grande artefice di dove siamo adesso. Davis pronto a fare il grande passo, ci dice Marco da Albinea. Poi c'è una domanda, come mai, coach, non riusciamo ancora ad esprimere il livello difensivo dello scorso anno? Poi ci chiedono di lavare il cieco, lui dopo ne parliamo. Ne parliamo chi non c'è, perché vi dico già che chi non ci sarà invece, cioè Amedeo Della Valle, ma poi abbiamo tempo per parlarne. Intanto ti faccio rispondere sulla difesa. Per quanto riguarda la difesa, chiaramente abbiamo ancora dei margini di miglioramento. E sembrerà strano perché siamo chiaramente alla fine della stagione, però in queste 3 settimane possiamo ancora lavorare molto bene in questa direzione e abbiamo dei margini soprattutto dal punto di vista mentale e penso che quando poi entreremo nel vivo dell'ultima fase, cioè dei play-off, chiaramente l'applicazione mentale ai giocatori sarà massima e quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. È chiaro che quest'anno abbiamo una squadra diversa dallo scorso anno. Innanzitutto parto dal presupposto, siamo comunque la quarta difesa del campionato e le statistiche vanno, almeno per quanto riguarda il basket, questa è una mia opinione personale, vanno anche lette in un determinato modo, cioè contestualizzate al tipo di squadra che hai, al tipo di partite che giochi e al campionato che è venuto fuori quest'anno. Faccio un esempio, la seconda difesa del campionato è Cabo d'Orlando, che non mi sembra occupi le prime posizioni della classifica. No. Cioè, quindi bisogna sempre stare un attimino attenti quando chiaramente si va a fare delle analisi. È chiaro che ci sono delle situazioni particolari dove tuttora soffriamo. E in queste situazioni il lavoro settimanale sicuramente deve far sì che si possa migliorare per arrivare alle fasi finali ed essere chiaramente più pronti, adesso senza andare chiaramente nello specifico. Ma io cito però tra l'altro anche un giocatore, mi viene in mente la partita contro Caserta ad esempio, la difesa reggiana con Veremenko in campo era una cosa senza un altro, vado a vedere a fine partita più 19 di plus minus di Veremenko. E mi viene in mente poi anche che spesso, Davis, correggimi se sbaglio, conta anche i momenti della partita in cui fai un certo tipo di difesa. È chiaro che questo dipende da come giochi, a che ritmo giochi certi momenti della partita, però insomma... No, dici bene, assolutamente. Tra l'altro nella partita di Caserta abbiamo cercato di gestire il minutaggio di Veremenko e quindi abbiamo anche rischiato facendo a meno di un giocatore importante come lui, soprattutto difensivamente, per essere sicuri di poterlo schierare quando appunto... Si giocava per il risultato finale. E infatti avete avuto ragione, direi. Però è anche vero, e do ragione al telespettatore, è anche vero che ci sono delle situazioni in cui ancora noi non siamo pronti per competere per il vero risultato finale, che è quello della vittoria dello scudetto, perché chiaramente quello è l'obiettivo di tutti. Abbiamo delle difficoltà nel chiudere l'area e da questo punto di vista chiaramente Veremenko è un giocatore molto molto importante, forse è uno dei primi giocatori del campionato e non solo, perché anche in Eurocup ha dato dimostrazione in questo particolare fondamentale difensivo di essere un giocatore veramente di altissimo livello. Allora io so che tu fai, e pian piano iniziamo anche a scoprire un po' il tuo personaggio, so che tu fai scouting, hai fatto e continui a fare scouting e quindi di sicuro quando sono arrivati a Reggio Gentile, Radori, Veremenko e negli anni scorsi tutti quelli che sono arrivati li conoscevi già a menadito e la prima cosa che hai fatto è studiarli ancora di più nel dettaglio, non oso immaginare quanto, ma la domanda che ti faccio è: c'è qualcheduno che ti ha positivamente stupito, nel quale hai potuto vedere in lui alcune qualità, alcune doti che ovviamente dal video, insomma, giocandoci contro non avevi avuto modo di vedere? Allora, non vorrei fare torto a nessuno dei miei giocatori, sono legato a tutti loro, però faccio due nomi. Il primo nome è appunto Veremenko, perché è un giocatore, ricordiamoci l'impatto che ha avuto ad esempio sul pubblico inizialmente, cioè non è un giocatore esteticamente piacevole, non è un giocatore che ha nei numeri la sua efficacia,
e quindi è un giocatore che potrebbe un attimino lasciare perplessi in un primo giudizio. E ti rendi conto poi del perché squadre ad altissimo livello, anche a livello di Eurolega, hanno all'interno del loro roster giocatori che quando tu vedi nel video reputi normalissimi e dici, cavolo, cioè quel giocatore lì gioca a quel livello, ma quanti ne ho visti? No. No, perché poi alla fine per riuscire a competere in un risultato veramente importante, finale, cioè servono questi giocatori e senza i quali veramente non riesci a vincere determinate partite. L'altro nome invece che faccio è Polonara. Perché faccio il nome di Polonara? Perché Achille sta facendo uno step veramente importante. Sta diventando un giocatore completo ed era tutt'altro che scontato questo, perché è un giocatore che fa dell'atletismo, del tiro da tre, le sue caratteristiche principali, dell'efficacia anche a livello statistico, chiaramente una cosa importante. È un giocatore che ha capito che a volte facendo un passo indietro e apparendo meno diventi determinante nel contesto squadra, e questo penso che comunque gli vada dato. Guarda, mi viene in mente, lo scrivevo proprio in una pagella che facevo poche settimane fa, di questo aspetto di gregario di lusso, così definivo Polonara, che poi è anche riduttivo, e dicevo e pensavo tra me e me mentre scrivevo, questo Polonara secondo me piace anche molto di più a Ettore Messina di quanto poteva essere il Polonara dell'anno scorso, secondo me non ci va. Un'ottica di livello sempre più alto, ovviamente. Sì, posso ipotizzare, perché sì. questo non lo so. Fossi io, assolutamente sì, ti dico che in un'ottica chiaramente di alto livello vedo un giocatore che mi può aiutare in diversi modi rispetto invece al giocatore che era prima. Allora, ti chiedono, su Facebook, Eugenio ci dice: come è cambiato il tuo ruolo dall'anno scorso a quest'anno e se è pesante l'eredità di Fioretti e come valuti l'operato di Slaina invece? Quindi ti fanno un po' parlare dei colleghi. Sì. So che faresti anche meno. Ma no, cioè alla fine non siamo qui anche per questo. Nel senso che comunque la cosa che più mi preme è far capire una cosa che passa difficilmente. Ovvero che quando si lavora in uno staff, soprattutto in uno staff come quello creato alla Pallacanestro Reggiana, la cosa importante è essere parte di un progetto. Essere parte di questo progetto vuol dire avere sempre una parte importante, avere sempre delle responsabilità e fare sempre qualcosa, e senza il tuo difficilmente tutti gli altri riescono a lavorare bene. Questo è per il vice allenatore, per l'assistente, per il preparatore, è per il magazziniere, è per il fisioterapista, è per tutti quelli che fanno parte del nostro staff. È una cosa importante e credo che veramente essere parte di un progetto così debba essere di stimolo per tutti, qualunque ruolo occupino. Questo è il primo aspetto. Chiaramente fare il vice allenatore e non fare l'assistente, qualcosa cambia. Però quello che cambia, al di là delle responsabilità, perché comunque prima tutte le decisioni venivano condivise e poi dopo c'è chi ha la responsabilità di decidere della decisione finale, che è il coach Menetti, certo. Chiaramente. Così adesso, così era prima. Cioè è difficile che si prendano decisioni in autonomia. Si prova a capire qual è la direzione, qual è la scelta migliore e poi dopo chiaramente si prova a mettere in campo quello che si è deciso di fare. Certo, voi dovete dare a Menetti gli strumenti per prendere la scelta più con più dettagli possibile. Assolutamente. La cosa che cambia di più forse è l'apparire. Per quanto mi interessi poco, chiaramente dal punto di vista dell'apparire, soprattutto durante le partite, il ruolo del vice allenatore è anche quello di avere un rapporto diretto con i giocatori. In modo da essere veramente la voce anche tecnico-tattica in campo, difensiva e offensiva. Quello che devono fare. Assolutamente, ricordargli determinate scelte, cercare di aiutarli in determinati momenti. Per quanto invece riguarda e quindi ho risposto anche alla domanda, certo, sul collega che mi ha preceduto nel mio ruolo. Per quanto riguarda invece l'assistente di quest'anno, c'è Donatas, è chiaramente un ex giocatore d'alto livello. È un assistente che conosce molto bene la materia e di conseguenza ha sempre qualche spunto, ha sempre qualche consiglio da dare, voi allo staff, voi ai giocatori, e poi Donatas lo conosciamo tutti, è sì, una bravissima persona con la quale si lavora bene insieme. E poi insomma è lituano e quindi a Reggio questo sempre non guasta. Qui di in più, assolutamente, sì. Esatto. Ti faccio una domanda, mi collego al discorso che facevi prima, Davis, perché ti chiedono chi è invece il giocatore che può più migliorare in difesa? Io penso che nelle corde già ce l'abbia, in questo momento dico, anche se non ha giocato due partite, dico Golubovic,
perché è un giocatore che ha caratteristiche fisiche tali, soprattutto in ottica playoff, laddove giocando ogni due giorni, giocando, si spera, tante partite, e quindi il ritmo non può per forza di cose essere elevatissimo, ecco, io penso che le sue caratteristiche possono fare veramente, veramente la differenza. Leggevo un altro messaggio che è arrivato prima, che ci ha mandato per un secondo Mirko, e ci diceva sì. cosa pensi sì. della squadra, cosa pensi manchi alla squadra per essere davvero al top, e quale giocatore sogni di avere l'anno prossimo a roster? E qui vabbè. Parto dal fondo, e non è una risposta di circostanza, penso che i miei giocatori siano quelli giusti, i nostri giocatori siano quelli giusti per provare a raggiungere la vittoria finale. E cosa può mancare alla squadra? Sicuramente questa è una squadra che vive ancora troppo di momenti, e deve, e siamo ancora in tempo chiaramente, perché è un qualche cosa che deve scattare, non viene solo adesso dal lavoro, perché chiaramente c'è poco tempo adesso per lavorare, anche se è un tempo, sono tre settimane molto importanti. Penso che questa squadra debba riuscire a trovare una costanza a livello di mentalità tale da affrontare i momenti delle partite, sia che le cose vadano bene, dove tutti sono capaci, sia quando le cose vanno male. Ecco, questo un pochettino ancora ci manca. Soffriamo ancora nei momenti di difficoltà troppo rispetto a quello che è il nostro potenziale. Ti faccio questa domanda anche, e te la faccio io direttamente. Cosa è cambiato in questa squadra dal momento che prima prendeva un parziale e andava sotto e crollava, e adesso invece io penso alla partita con Cremona, con Venezia, a Trento, anche a Caserta l'altra sera. Insomma, a parziale risponde sempre con una cosa positiva, e mi sembra che assomigli molto alla mentalità dello scorso anno. Sì, tra l'altro mentalità che è cambiata anche lo scorso anno, senza fare dei paragoni, perché era una situazione completamente diversa, squadra completamente diversa, è arrivata più o meno nella stessa linea temporale, se non sbaglio. Io credo che il feeling tra i giocatori e la conoscenza tra di loro abbia fatto la differenza. Cioè, prima per volontà, per grandissima volontà individuale, nei momenti di difficoltà ognuno di loro provava ad aiutare la squadra in un certo modo. Adesso hanno capito invece qual è il modo giusto, e a volte è semplicemente quello di fare una difesa, fare un extra pass in più, provare a lottare al rimbalzo. Secondo me è molto chiaro. A proposito di giocatori, ci avviciniamo al primo break, vi dico appunto quello che vi ho anticipato prima, visto che l'altra notizia delle ultime ore, cioè di Amedeo Della Valle. Infiammazione all'anca, era dolorante da un po', si sono fatti gli esami, niente di grave, per fortuna, però attenzione, perché l'anca non è un problema a sottovalutare, e lo dice chi c'è passato, insomma, che ha avuto modo di parlare, non io per fortuna, però in queste ore ho avuto modo di parlare, mi hanno tutti spiegato che è una zona molto noiosa, però al di là di quello, nulla di grave per Amedeo, però 10 giorni di stop minimo, il che significa no domenica contro Sassari, di sicuro difficile, mettiamola, domenica prossima contro Varese, a Varese. È chiaro che parliamo di un giocatore, Alessandro, correggimi se sbaglio, vado a memoria, che forse salterà domenica la prima partita quando avesse la maglia da pallacanestro regionale. No, è la prima ufficialmente che salta, ne ha giocate 49 lo scorso anno e tutte fino adesso. 27 quest'anno di campionato più le Eurocup. 16 di Eurocup. Sì, anche di più. Esatto. Sono di più, però è la prima partita che salta, però insomma, penso che da questo punto di vista ci sarebbe poi anche tutte quelle in nazionale che ha fatto nel mezzo, quindi sì, qui c'è la Supercoppa e qui c'è la Coppa Italia, insomma è stato sempre presente, perché da quando è arrivato, a parte il primo anno, poi ha sempre giocato, è sempre stato presente, quindi diamogli un po' di riparo. No, a parte gli scherzi, non sono degli automi i giocatori, hanno dei momenti alti e bassi, e già per essere arrivati a questo punto è qualcosa di incredibile oggettivamente, e non stiamo parlando di un giocatore che abbia il fisico di Robocop, per intendersi, molto normale ancora come fisico. Sì, Amedeo ha accusato questo problema, chiaramente bisogna andarci molto cauti, un po' per il momento in cui appunto è avvenuto, perché siamo ridosso dei playoff, anche se chiaramente noi siamo veramente focalizzati sulle ultime tre partite di campionato che ci attendono e che saranno molto molto dure. Tra l'altro è un giocatore, come avete detto voi, che non ha mai saltato nessuna partita, ma con questo non significa che non abbia mai avuto nessun problema. No, anzi. E quindi nel momento tale che un giocatore del genere alza la mano e dice attenzione, ho questo problema, non riesco ad allenarmi, ho male a camminare, è chiaro che bisogna andarci cauti. Ma ovviamente massima fiducia verso lo staff medico e chi lo seguirà in questo periodo, salterà la partita, come avete detto voi, di Varese, e poi lo valuteremo fra una decina di giorni per capire qual è il suo stato. Va bene, siamo arrivati al primo break, e lo facciamo con il Fit Village Quiz, che ci accompagna, come ben sapete, ormai è un appuntamento fisso. Di cosa si tratta? Beh, lo sapete già tutti, ma ve lo rispiego. È stata pubblicata proprio ora sulla nostra pagina Facebook una
Domanda molto semplice, o perlomeno abbastanza semplice, che vi ha posto di solito un giocatore. Questa volta è il turno di Donato Saslanina, perché avevamo il vice allenatore ospite, quindi abbiamo dovuto fare con l'assistente per restare in tema. Avete tempo fino a mezzanotte per rispondere sulla nostra pagina Facebook. Tra tutti coloro che indovineranno verranno estratti tre vincitori. In due avranno come premio una settimana gratis al Fit Village, centro fitness ufficiale di Pallacanestro Reggiana, e uno avrà la t-shirt autografata di Donata Saslanina. Andiamo a sentirci la sua domanda e poi andiamo direttamente nel primo break pubblicitario. Buonasera a tutti, sono Donata Saslanina da Fit Village. La domanda di questa settimana è: contro quale squadra è stata mia ultima partita con maglia di Pallacanestro Reggiana? Fregni e Raggi, i professionisti del gas auto. Installa ora un impianto GPL o metano di ultima tecnologia. Risparmi oltre il 50% e non hai limitazioni alla circolazione. Installazione e riparazione, impianti BRC e Landi. Revisione bombole e montaggio ganci traino. Ci trovi a Bagnolo in Piano. Chiamalo 0522 95 25 38 o visita il sito fregnieraggi.it. Codeluppi e Rossi, 40 anni di esperienza nel mondo del legno. Realizzazione di arredi in legno per giardini porticati, case coibentate e case in bioedilizia. Casette da giardino, box auto e falegnameria. Codeluppi e Rossi, a Bibbiano, zona artigianale, Reggio Emilia. Codeluppi e Rossi, il legno di pregio. Tecno Auto, vendita e assistenza a Citroen e Peugeot, è in grado di gestire a 360 gradi la tua Citroen e Peugeot, offrendo una gamma completa di servizi, quali la diagnosi computerizzata motore, revisioni ministeriali, geometria ruote, sostituzione pneumatici e vendita auto nuove e usate. Tecno Auto, da 40 anni la tua Citroen e Peugeot a Scandiano. Siamo in via Contarella 26 e in via Brolo sotto 12. Vi aspettiamo! Il vero Lambrusco dell'Emilia lo trovi alla cantina sociale Masone Campogalliano, che ti offre produzione e vendita di lambruschi DOC modenesi e reggiani in damigiana e bottiglia. Inoltre vendita di mosto cotto per aceto balsamico. Vi aspettiamo negli stabilimenti di Masone e Campogalliano. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali. Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40, 0522 98 20 39, info@cigarinierivi.it. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. La nuova BM Salotti a Bagnolo in Piano crea divani e salotti su misura utilizzando materiali e tecniche artigianali, tessuti in pelle sfoderabili, realizzati secondo i tuoi desideri. Alla nuova BM Salotti trovi anche le nuovissime poltrone norvegesi Stressless Ecorness, davvero rilassanti, e un vasto assortimento di materassi, memory a molle sfoderabili. Rilassati e riposati con nuova BM Fabbrica Salotti e Poltrone, la tradizione artigiana del salotto di qualità a Bagnolo in Piano, strada statale per Novellara. Tucco Box, casette prefabbricate, box auto, box per cani, box estensibili in PVC. Petucco Box di Roberto Benassi, a Ca del Bosco Sopra di Reggio Emilia. Ben ritrovati a Basket Time, seconda parte della nostra trasmissione con Davide Scagnardi, vice allenatore della Pallacanestro Reggiana, in studio con noi. Abbiamo archiviato la vittoria contro Caserta appunto nella prima parte di trasmissione, adesso possiamo anche toglierci un po' di curiosità, abbiamo anche qualche grafica e qualche contributo video da vedere, analizzare con il nostro vice allenatore biancorosso, che ci dicono nella pausa essere il fratello segreto di Vladimir Veremenko. Lo dico poi perché, di messaggi, esatto, di solito prepariamo i soci di ogni giocatore, questo no, essendo un allenatore non l'abbiamo preparato, ma ce lo dite voi, quindi è già fatto. Diciamo che lui è il mio fratellino, al limite. Esatto, sei quello grosso dei due.
Dave Scagnardi, tu nasci come giocatore, vero? Sì, ho giocato diversi anni nelle minors. Anche nel Reggiano, Castelnuovo Anche Sotto. Nel Reggiano, Castelnuovo Sotto e a Cavriago. E poi cosa è successo? E poi, come a volte capita, un infortunio. Ho iniziato praticamente l'anno dopo ad allenare alla scuola basket, gestita dalle Orgelini. In contemporanea facevo il vice allenatore agli under 14 di Luca Rovacchi, che erano allenati da Luca Rovacchi. E da lì, di fatto, come un giovane cestista fa la trafila tra dai giovanissimi fino alla juniores e poi la prima squadra, tu hai fatto così da allenatore. Ma sì, penso tra l'altro che questa trafila, questa gavetta, passando tutte le categorie giovanili nella pallacanestro reggiana, a fianco di Andrea Manozzi, ma anche di tanti altri allenatori con i quali ho lavorato, mi è servita molto, soprattutto poi in prospettiva nella gestione tecnica individuale dei giocatori, ecco. Sei ancora legato al mondo giovanile, nel senso lo senti ancora un po' tuo? Nella maniera più assoluta. Fai fatica anche a staccarti effettivamente. Diciamo che la pallacanestro nasce lì, cioè nasce nelle capacità individuali di affrontare le situazioni, e quindi noi viviamo poi di questo e lo vediamo allenando i giocatori senior. Si capisce subito quando un giocatore ha una scuola. E gli sono stati insegnati determinati aspetti del gioco, quando ha la capacità di affrontare determinate situazioni con dei fondamentali ben oliati quando era ragazzo. La prima cosa che noti è questa. E posso collegare questa tua dichiarazione, tra virgolette, anche a la linea societaria sugli italiani? Ma assolutamente, sugli perché italiani e anche italiani... sui giovani europei, aggiungerei, visto i tempi. Nel senso che questa sì è una società che non solo a parole punta sui giovani, perché ci investe tante risorse, grazie chiaramente alla proprietà che crede in questo. Ci investe tante risorse sia economiche che umane, perché ci sono tante persone che prima parlavo di visibilità, no? Nel passaggio di ruolo. Ecco, ci sono tantissime persone che non si sa neppure quasi che ci sono e che sono fondamentali. E il mio pensiero tante volte va appunto a tutti questi allenatori che veramente si prodigano con dei ragazzi e fanno sì che tutto lo sforzo della società poi si tramuti in ragazzi che arrivano in prima squadra e che sono pronti ad affrontare determinati aspetti del gioco. Famosi uomini ombra, però importantissimi. Tra l'altro pensavo, mentre parlavi, anche al pedigree dei giocatori italiani e di Reggio, anche che non sono cresciuti ovviamente alla pallacanestro reggiana, però insomma... alla fine Alessandro pedigree di alto livello, perché a Radori, in quella casa al Pusterlengo dove c'era Gallinari, Nicolao a Treviso. Vabbè, della Valle in America e a comunque Casale Monferrato. Casale Monferrato, dove comunque è un ottimo era, sì, avevano anche un gruppo specialmente molto buono in quella classe d'età. Beh, Stefano Gentile forse parla anche il DNA prima ancora delle assolutamente, insomma, quindi... ma lo stesso Achille Polonara in una Teramo che comunque era una Teramo importante. E poi mi ricordo sempre Achille che mi raccontava che lui quando aveva 17 anni faceva alla mattina allenamento con la juniores, di fatto al pomeriggio allenamento con la Serie C, perché c'era una Serie C, e la sera allenamento con la prima squadra. Insomma, si passa anche da lì, da quei famosi sacrifici, poi per avere la testa poi di un giocatore, insomma, assolutamente. Leggiamo qualche messaggio, poi iniziamo a parlare anche un po' di aspetti tecnici. Bravo Cagnardi, che non dice che pensiamo alla prossima partita, ma pensiamo allo scudetto. Finalmente uno che dice la verità. Non hai detto proprio questo. No, sì, esatto. Ho detto proprio questo, però più che altro tento a specificare. Ho detto che chiaramente l'obiettivo è e deve essere per una squadra come la nostra la vittoria finale. Però dobbiamo affrontare queste tre partite, chiaramente il nostro focus è su queste tre partite, perché solamente facendo un buon cammino da qui all'inizio del playoff noi potremo essere pronti, chiaramente. Buonasera a tutti, io credo che a noi manchi un elemento o due di livello in panchina che sarebbero fondamentali per i playoff. Milano abbiamo visto che nella partita singola non è niente di che, è un gruppo poco affiatato, ma avendo una panchina così lunga sulle 5-7 partite è favorito. Secondo me noi dovremmo allungarla anche noi. Ciao e forza Reggiana, ci dice Cristiano. Beh, oddio, Cristiano, a parte che non nel senso
io penso a quest'ultima partita e la risposta è assolutamente sì, però poi penso anche che è tornato adesso Gentile, adesso vabbè mancherà Della Valle, ma tornerà Della Valle, penso che mancavano Lavrinovic e Golubovic e penso che quando ci sono tutti, e ci metto dentro anche Parrillo, perché d'altronde è arrivato poi per quello, fate fatica anche voi dopo ad averne così tanti. Sì, nel senso capisco il dubbio del nostro telespettatore, nel senso che avere sempre più giocatori Le famose due squadre, è chiaramente un vantaggio. Però io credo che il nostro roster al completo possa garantirci comunque la possibilità di avere sufficiente forza, sia tecnica che fisica, per riuscire a giocarci. Ti faccio questa domanda fino in fondo. Ti faccio questa domanda, visto che vabbè, chiaramente sai, con le problematiche di infortunio non bisogna non si può mai stare tranquilli, perché può succedere tutto da un momento all'altro e purtroppo l'abbiamo anche vissuto sulla nostra pelle. Però io ho notato una differenza della gestione dell'emergenza dall'anno scorso a quest'anno. È maturità anche vostra nello staff tecnico, perché poi ci devi anche passare attraverso certe situazioni come quella dell'anno scorso, che a un certo punto sembrava quasi tragicomica, visto che si facevano male tutti, a poi gestire in maniera differente, secondo me, con molta più tranquillità e meno ansia quella che è avvenuta quest'anno. Questa è la mia percezione. Sì, diciamo che chiaramente l'esperienza può insegnare, non è scontato che lo faccia. Può insegnare, noi abbiamo chiaramente preso da quella che è stata l'esperienza della scorsa stagione, abbiamo cercato di modificare qualcosa, di migliorare alcuni aspetti. Chiaramente abbiamo uno staff medico che lavora in sinergia con lo staff tecnico. Abbiamo forse capito che ci sono dei momenti in cui è meglio guardare al disegno grande che non a breve termine. Questa cosa un attimino ci ha aiutato nel gestire determinati problemi e chiaramente non è mai facile quando si è nell'emergenza, però cercheremo di arrivare all'inizio del playoff con la squadra completa in modo da sapere di aver fatto un buon lavoro. Mi aggancio a questo, perché la squadra al completo prevede anche ovviamente la presenza di Golubovic e soprattutto di Darius Lavrinovic. C'è attesa, perché Lavrinovic torna ovviamente a disposizione domenica dopo un periodo abbastanza lungo dovuto all'operazione al menisco dopo quella partita con Capo d'Orlando. Sostanzialmente Reggio ha cambiato il suo modo di giocare con o senza Lavrinovic, perché sappiamo quanto è importante Lavrinovic e condizionante, e lo dico nell'accezione più positiva del termine, con lui in campo, seppur per 10, 12, 15 minuti. Ho preparato questi due filmati, che sono delle semplici azioni che magari ci andiamo a vedere appunto al rallentatore, con la differenza del modo di giocare Reggiano e soprattutto l'attenzione delle difese e dell'attacco con Lavrinovic in campo. Ora scordatevi come vanno a finire queste azioni, che è la cosa meno importante, ma guardate qual è il linguaggio del corpo della squadra con Lavrinovic in campo, partita contro Gran Canaria di Eurocup, siamo a dicembre, e qual è invece il linguaggio e della difesa, e qual è invece poi il linguaggio del corpo e della difesa della squadra con senza Lavrinovic, e lo vedremo dopo. Insomma, catalizzatore è la prima parola che mi viene in mente, e lo ripeto nell'accezione più positiva del termine, ma la cosa impressionante è vedere quanto lo cerchi la squadra. Non a caso, se andiamo a vedere il famoso usage, che è la percentuale di utilizzo di un giocatore quando è in campo, Lavrinovic è tra i migliori di tutta la Serie A. Ma non sempre utilizzare un giocatore significa utilizzarlo ovviamente per il mero scopo di portarlo a concludere, ma anche per creare per gli altri. La bomba di Nicolò di prima e anche questa azione di Strautins in precedenza, al di là del fatto che questo sia Strautins e magari non il tiratore mortifero come possono essere alcuni suoi compagni, lo fa capire Davis, fa capire quanto cambia avere un giocatore di questo genere in tutto e per tutto. Sì, certamente. Poi tra l'altro stiamo parlando, a parte una situazione dove riceve palla da Radori dopo un pick and roll laterale, sono tutte situazioni di giochi creati appositamente per servirlo. Quindi da controaltare fa chiaramente lo scouting avversario, che conoscendo i nostri giochi cerca di costruire una difesa per togliere quello che è l'obiettivo primario del nostro gioco, e quindi dare la palla a Lavrinovic vicino a canestro. È ovvio che con lui incrementiamo il numero di chiamate che hanno come obiettivo appunto la palla vicino a canestro. Mi spiego meglio.
Abbiamo altri lunghi, Veremenko è un ottimo giocatore nello stesso ruolo, però è un giocatore che predilige essere servito in una situazione dinamica, ad esempio dopo un pick and roll, ed è veramente veramente bravo in questo fondamentale offensivo. Darius ha delle skills individuali chiaramente che gli permettono di ricevere palla e di poter fronteggiare il canestro, quindi la sua pericolosità aumenta a dismisura nel momento tale che può giocare sia a spalle canestro che fronte a canestro. Questo cosa prevede per la difesa avversaria? Chiaramente un flottaggio, cioè un far sì che chi difende su un esterno debba necessariamente fare un passo verso Lavrinovic per non lasciare il suo compagno da solo contro un giocatore così forte offensivamente e con quelle capacità tecniche. Ora lì il passo successivo è quello di creare dei vantaggi per gli esterni. Lui tra l'altro è un giocatore che oltre a far canestro è anche molto bravo nel passare la palla, ed è chiaro che eseguire bene un gioco come quello che abbiamo visto, i primi due giochi che abbiamo visto, oltre che creare un vantaggio per lui, crea soprattutto un vantaggio per i tiratori. Quel tiro di Nicolà, un tiro su cui insomma si farebbe la firma a tutte le azioni per avere quella qualità. Ci sono poi partite in cui nelle stesse situazioni, con la difesa chiaramente capace di adeguarsi anche a questo step successivo, siamo riusciti a creare dei vantaggi con dei tagli, con l'area che comunque si apriva, con dei tagli a canestro e con i suoi passaggi filtranti. Però Reggio è stata brava ad adattarsi anche senza Lavrinovic, che cambia completamente il suo modo di giocare. Queste sono azioni della partita contro Caserta, un quintetto neanche tra i più estremi, perché c'è Polonara da 5 e 4 piccoli. Guardate anche solamente, non solo l'attenzione che non si ha, in questo caso per esempio nel dar palla a Polonara in post basso, che non ci va neanche in maniera convinta, ma proprio anche il numero di secondi che i giocatori stanno all'interno dell'area piccola, dell'area nera per intenderci, e quanti invece ne passano fuori. È un modo completamente Davis differente di interpretare. Guarda, qua c'era addirittura un mismatch Polonara contro un piccolo, non viene esplorato, però alla fine il campo è aperto perché ci sono sempre 4 se non 5 giocatori fuori dall'arco dei tre punti, e quindi se le spazzature sono giuste e sono rispettate si finisce comunque pur sempre con un buon tiro. Ovviamente la possibilità che questo tiro sia perimetrale è molto più alta. Sì, nell'occasione tra l'altro essendo privi di ceilings e quindi non avendo il classico quintetto piccolo con Polonara da 5 e ceilings da 4, siamo stati obbligati anche a modificare il nostro playbook offensivo, perché giocare con 4 guardie pure non è una cosa che abbiamo fatto raramente. Chiaramente l'obiettivo qui era di cercare di prendere le spazzature difensive in grande dinamismo, in modo tale che comunque si aprissero molto gli spazi, sia per i tagli eventualmente di Polonara, ma anche e soprattutto per avere degli uno contro uno dinamici o dei pick and roll dinamici e riuscire a prendere magari, tipo in questo caso, su un cambio difensivo il lungo avversario contro un nostro esterno. E sappiamo insomma che è successo con Cauquena, è successo con Aradori, questa è una situazione in cui Aradori può tranquillamente prendersi un tiro perché ha lo spazio per farlo, e insomma nel cambio accettato Ant è un po' pigro, però al di là di quello avete visto come Aradori prediliga comunque la scelta dell'uno contro uno. Comunque mi sembra che vogliate anche provare a portare Polonara più vicino, più spalle a canestro rispetto al passato. Sì, parlavo prima della sua crescita, più che vogliamo, lui ci ha permesso di usare questa arma, perché la sua applicazione in tal senso è stata veramente notevole. Ha un pochettino esplorato certe spazzature offensive, è riuscito a capire che in un determinato modo poteva essere pericoloso anche vicino a canestro, non solo con i rimbalzi offensivi. Ha fatto delle partite molto buone spalla canestro, attaccando i cambi, quindi attaccando magari un piccolo con il suo uncino di sinistro, e ha preso un pochettino fiducia in questo fondamentale, consentendo anche a noi di provare a servirlo magari in situazioni di mismatch, cioè di cambio difensivo, dove è marcato, al di là di questa situazione, dove è marcato da un piccolo. Ecco, questa è una situazione nella quale comunque dobbiamo assolutamente migliorare in prospettiva, perché chiaramente adesso confidiamo ancora molto nel tiro da tre punti. Ci potrebbero essere delle partite dove, avendo delle percentuali un po' più basse, avremo la necessità di attaccare questa situazione difensiva in altro modo, e qui ancora un pochettino c'è da lavorarci. L'altro aspetto che... C'è un messaggio da Presidente Ferrarini: bravo Davis, grande professionista, una risorsa fondamentale con la giusta mentalità per pallacanestro reggiano. Mi fa piacere, ringrazio... Presidente. A tra proposito arriva anche un saluto invece su Facebook dagli amici di Castelnuovo Sotto. Ci dice Simone Cavazzoli: grande demo, un grande playmaker, dicono. Sì, i miei compagni di squadra dicevano che passavo poco la palla, quindi
Quindi ricavando quelli Mega. Va bene, preferisco i miei attuali. E, una cosa che ho notato anche in queste partite senza i lunghi di riferimento è una squadra che ha un po' più carta bianca nel prendere decisioni veloci, nel prendere decisioni istintive, nel cercare un tiro nei primi 10 secondi dell'azione. Ma guarda, questo è stato un percorso anche nostro, dello staff, nel senso che all'inizio abbiamo sentito la necessità di disciplinare dei giocatori così talentuosi offensivamente, parlo degli esterni, e far capire loro che a volte rallentare, a volte andare a cercare in maniera anche più meccanica, un po' più ricercata il vantaggio, era una cosa che ci poteva dare veramente tanto in determinate partite contro determinati avversari. Non è stato semplice, perché chiaramente è un percorso anche che il singolo giocatore deve fare, perché quando tu hai giocatori che sono in grado in ogni momento di trovare una conclusione, una capacità balistica anche di fare canestro, è chiaro che li devi convincere attraverso i risultati, e allora se li devi convincere attraverso i risultati hai bisogno di tempo per fare questo. Però è anche vero che a un certo punto ci siamo accorti che dopo un po' di partite, dopo un po' di tempo, la ricerca sistematica di questo vantaggio tramite le esecuzioni, i passaggi, il rallentare il ritmo, andava un pochettino a togliere al talento dei nostri esterni. All'istinto, diciamo. Soprattutto all'istinto. Allora, da un certo punto di vista, l'emergenza di roster ci ha anche aiutato, perché adesso, senza andare a ricercare in quali momenti e chi, ci sono state delle partite veramente girate dall'individualità, dei flash di uno invece che di un altro. Esattamente. Allora questa cosa ci ha fatto capire che bisognava riuscire un pochettino a mixare. Quando è che riesci a mixare? Quando hai dei ragazzi disponibili, chiaramente, certo, a fare un passo indietro. È un po' come, insomma, il bastone e la carota, cioè sappiamo che avete queste grandissime qualità e ci torneranno utili. Per arrivare a mettere al giusto servizio della squadra dovete fare uno step, un passo indietro, e capire come metterle, quando, in che momento della partita. Questo fa. Chiaramente non è facile, e a tutt'oggi non abbiamo ancora chiuso il cerchio, cioè ci sono ancora momenti in cui questa lettura del quando e del come a parte che non è facile chiaramente per i giocatori, però ancora lì c'è da migliorare parecchio. Ci chiedono, è già pronta la lavagnetta tattica per i playoff? E poi ci dicono, ve lo immaginate Darius con un Amedeo così caldo, post passo scarico fuori, è una win-win situation, e in effetti al di là di Amedeo o chi ci sarà, è tutto di guadagnato, nel senso che abbiamo visto quanto riesca ad aprire varchi per i compagni Dario Slavinovic. Però Alessandro, noi abbiamo preparato anche alcuni dati che ci fanno vedere come Reggio sia stata camaleontica in questa stagione, e arrivo proprio a conclusione di questo discorso che abbiamo iniziato facendovi vedere questi filmati, e cioè vi facciamo vedere che ha saputo vincere e sa vincere anche in differenti situazioni di partita, tipologie di partita e tipologie di ritmo. Allora, abbiamo preparato una grafica in tal senso, appunto, che riassume un po' alcune situazioni in cui Reggio ha un record molto positivo, e cioè, ad esempio, andiamo a vedere le partite in cui Reggio ha più di 20, poi è chiaro che sono numeri altisonanti, però pensate a quante volte Reggio è riuscita ad arrivare in queste situazioni. Quando Reggio segna più di 20 assist, mette al referto più di 20 assist, è successo 7 volte, solo campionato, stiamo parlando, non Eurocup, solo campionato, sono arrivati 6 vittorie e una sola sconfitta, che se non sbaglio è stata quella di Milano, tra l'altro, quindi insomma, niente male. Quando Reggio ha perso meno di 10 palloni 5 volte, è difficile per una squadra come Reggio perdere meno di 10 palloni per il modo in cui gioca, 4 vittorie e una sola sconfitta. Quando ha segnato più di 90 punti non c'è partita, le ha vinte tutte, non ha ancora perso Reggio. Quando segna più di 90 punti vince sempre, 5 volte, ma anche quando ne subisce meno di 70. E quindi avete visto, 20 assist, 90 punti, ovviamente si pensa alle partite a ritmo alto, si pensa alle partite da, non dico da corretira, ma dove si alza il numero di possessi. 10 palle perse, 70 punti subiti, si pensa invece alle partite camminate. E se andiamo a vedere, con meno di 70 punti subiti, Reggio ne ha vinte 8 su 10 e le due che ha perso sono state a Cremona e a Capo d'Orlando in una fase preliminare, che ormai ci sembra veramente una stagione fa della stagione. In più vi aggiungiamo anche altri due dati, poi lo faccio commentare ovviamente a Cagnardi, cioè che Reggio è l'unica squadra con Caserta ad avere 5 giocatori in doppia cifra
di media punti, e ovviamente parlo di giocatori che abbiano almeno giocato 15 partite, cioè un girone, perché sennò con quelli che hanno giocato 6 o 7 è facile, fin troppo facile. E poi in vista della partita contro Sassari, poi ci arriveremo dopo, vi diciamo anche che nelle ultime 3 partite Reggio Sassari per percentuale reale e punti segnati sono i 2 migliori attacchi della Serie A, in realtà lo sono praticamente per tutto il campionato. Insomma, cosa vuol dire questi dati? Sì, partendo dal primo dato, quello degli assist, chiaramente per una squadra come per tutte le squadre che giocano a pallacanestro, ma per come intendiamo noi la nostra squadra, per come è stata costruita dal direttore sportivo Frosini e per come viene allenata da coach Menetti, la condivisione chiaramente del pallone è la cosa fondamentale, offensivamente parlando. E quindi questo è un dato molto, molto importante. E per quanto riguarda le palle perse, in certe partite, in partite con determinate caratteristiche, è un po' il nostro tallone d'Achille ancora, perché ci sono partite che ancora noi non accettiamo di doverle giocare in un determinato modo e ci intestardiamo nel volere giocare come magari erano state preparate nella nostra testa, però non sempre tu puoi giocare una partita così come te la immagini prima di andare in campo, e su questo aspetto veramente dobbiamo cercare di fare un ulteriore passo in avanti. E per quanto riguarda invece le sconfitte, le due sconfitte subendo meno di 70 punti, è vero che era una situazione ancora preliminare, però c'è da dire una cosa importante. Capo d'Orlando, ricordiamoci, penultima in classifica, terzultima, ma miglior difesa, e da qui il discorso sulla difesa nostra, certo, ma anche sul dato statistico. E Cremona, che comunque è la, penso, terza difesa migliore campionato prima di noi. E quindi anche questo è un dato che influisce chiaramente, cioè non è un caso che noi subendo meno 70 punti abbiamo perso proprio su questi due campi, quindi va anche dato atto un attimo alle squadre avversarie. Ecco, mentre Mirko Zucchi ci fa vedere anche il parallelo proprio dei due modi di giocare con e senza Lavrinovic, per starci un po' dietro ti chiedo il discorso invece dei 5 uomini in doppia cifra, è lì direi... si collega al discorso del non dare punti di riferimento che facevamo inizialmente. Poi è chiaro che la condivisione, come dici tu, deve essere l'aspetto principale, però è un dato di fatto che, perché Caserta ha 5 giocatori in doppia cifra di media, ma poi in panchina non ha nulla, nel senso che sono certamente i 5 titolari per come è costruita e basta, quindi è fisiologico che sia così. In una grande squadra è già differente. Ma certo, questo riguarda soprattutto, a parte l'impostazione, il sistema della squadra, quindi il lavoro dello staff, per l'amor del cielo, non voglio togliere nulla a noi e ai miei colleghi, però è una cosa che riguarda molto individualmente i giocatori, cioè noi abbiamo giocatori, come ce ne sono in altre squadre, che potrebbero fare veramente 20 punti ogni partita, però la grande differenza è volere far parte di un gruppo vincente. Ecco, nel momento in cui tu decidi di far parte di un gruppo vincente, sai anche che ti devi adeguare a questo aspetto, cioè a quello di avere tanti compagni di squadra che hanno la possibilità di fare canestro e che hanno comunque del talento e delle capacità. Adesso Caraffi, leggiamo qualche messaggio, poi ci avviciniamo. Ce ne sono tantissimi, quindi cerco di farti alcune domande, perché ci sono tante domande, hai toccato tanti punti. Mi ha rubato fin troppo tempo lo spettacolo. Intanto, grande Davis, tecnicamente sempre super preparato, un abbraccio, ci dice Ilaria. Poi ci chiedono, qual è il basket che preferisci, opla, lo trovo, di più? È una domanda molto aperta, chiaramente. Allora diciamo qual è la squadra che hai visto giocare? Diciamo che ci sono le squadre giuste allenate dagli allenatori giusti. Cioè io ho chiaramente, come tutti gli allenatori, a qualunque livello, un'idea di come vorrei vedere giocare la mia squadra. Però faccio l'esempio di una squadra che non è esattamente come quella che avrei in testa io, che però ha vinto tutto lo scorso anno, che è Sassari, perché era la squadra giusta allenata dall'allenatore giusto. Ecco, questo penso che sia il paragone più calzante. Chiaramente la mia squadra sarebbe una squadra che affronterebbe le partite tatticamente in maniera diversa, però si può vincere diciamo esplorando tanti tipi di pallacanestro. La cosa importante è far giocare i propri giocatori, farli sentire a proprio agio e riuscire a far sì che si sentano realizzati con quelle che sono le loro caratteristiche, e trovare chiaramente un direttore sportivo come quello che abbiamo noi, che è in grado di mettere dei giocatori insieme che riescono a giocare insieme e essere efficaci.
Sì, direi che hai racchiuso perfettamente il concetto di posto giusto nel momento giusto, con alle spalle il contesto giusto, insomma, sono due o tre ingredienti che si devono andare a sommare. Alessandro, vai, vai pure. Buonasera, prima di tutto complimenti al coach e allo staff per lo splendido lavoro degli ultimi anni. Nel progetto futuro la società rimarrà solida, l'idea del mix di giocatori di esperienza europea e giovani, oppure con le prospettive di partecipazione all'Eurocup si punterà ad un roster di maggiore esperienza? Ma la domanda non andrebbe fatta a me, però cerco di rispondere. È chiaro che questa, cioè quella attuale, è una squadra di grande esperienza. Si è deciso di racchiudere la grande esperienza in meno giocatori per poter dar spazio anche a quella che è la filosofia della società, ovvero dar spazio ai giovani e dar spazio agli italiani. Ma non dimentichiamo comunque che abbiamo degli italiani di grande esperienza, perché Aradori è un giocatore che ha 27-28 anni e ha già tantissima esperienza. De Nicolao, per il ruolo che ha, ha già guidato una squadra importante, seppur in una categoria inferiore come Verona, ed è già tanti anni che carca il parquet. È stato vice playmaker a Varese, in una Varese che vinse la regular season. Gentile gioca in Serie A da quando ha 16 anni. Polonara è un giocatore di una dirompenza, atleticamente dirompente, e che gioca praticamente in Serie A da quando ha 18 anni. Quindi è vero, non sono esperti magari a massimo livello europeo, però vediamo in loro le giuste caratteristiche per riuscire a stare insieme alla grandissima invece esperienza dei lituani o di Veremenko o di Golubovic, che è l'ultimo arrivato. Siamo appassionati di basket e della vostra trasmissione, vi seguiamo in streaming in vacanza dalla Spagna, e qui un grande applauso per loro. Poi torniamo alle domande a Davis, ho voluto farlo riposare un secondo. Cagnardi, buonasera, ci può descrivere Kaukenas e cos'è cambiato dal suo ritorno? Ci chiede Luca. Sì, Kaukenas dovrebbe scrivere un libro. È una trasmissione. Facci un flash, non sì, so. Sì, di Rima si è detto tutto. Esatto. E dici di qualcosa che non sia stato ancora detto. Quello che... vorrei far passare è che Kaukenas è un personaggio quasi scomodo da avere in squadra, perché ha un livello di competitività talmente alto che non ti permette mai di abbassare nemmeno di un grado la tua attenzione e il tuo impegno. Questo vale per lo staff tecnico, questo vale per i compagni di squadra. Il fatto di essere riusciti tutti insieme a stare con quella che è la sua mentalità, chiaramente questo è un valore aggiunto, perché è sotto gli occhi di tutti che la sua presenza è determinante anche a livelli di risultati, di efficacia, quelli che sono i risultati all'interno della partita. Allora, Della Valle sì, l'abbiamo detto anche prima, lo ripetiamo ovviamente perché si fosse collegato solo ora, è infortunato, infiammazione all'anca per lui, 10 giorni di stop, il che significa, rivalutato tra 10 giorni, che significa che salta la gara contro Sassari di domenica e con tutta probabilità anche quella di Varese domenica prossima, diciamo così, e poi torna per l'ultima di campionato contro Bologna e poi successivamente per i playoff. Bravo Mirko Zucchi, arrivavo lì, cioè arrivavo alla lotta per il primo posto, secondo posto e, se vogliamo, anche appunto il terzo e quarto. Vi dicevo, Sareggio batte Sassari, è matematicamente seconda perché con più 4 gli scontri diretti a favore, due giornate dalla fine, né Avellino né Cremona la possono raggiungere. Milano ha una partita sulla carta ovviamente agevole in casa contro Pesaro, mentre Avellino ospita Varese e Cremona va su un campo difficile come quello di Caserta. In realtà cosa succede? I palloni indicano la difficoltà delle partite da qui alla fine, poi è chiaro che sono indicativi, nel senso che la storia insegna che si possono completamente ribaltare i valori. Ma quello che vogliamo arrivare a dire è questo: vinciamo contro Sassari, prendiamoci il secondo posto e facciamo i capelletti. Davis, realisticamente, c'è ancora il sogno o la reale possibilità di provare a chiuderla primi questa regular season? E al di là dell'importanza storica, è una cosa che secondo te ha reale valore poi per la post-season? Ma la possibilità ovviamente c'è, perché ci sono 3 partite, le partite non sono per niente scontate, e
quindi è innegabile che ci sia. Io guardiamo pure la classifica, teniamo infatti sì, così. Io onestamente cioè, mi interessa poco la cosa, dico la verità, cioè, quantomeno questo è il mio pensiero. Mi rendo conto che finire con Reggio Emilia primi in una regular season del campionato di Serie A italiana sarebbe una cosa fantastica, sarebbe una cosa che comunque darebbe un vantaggio di campo e quindi una cosa importante. Però io credo che queste tre settimane, queste tre partite che rimangono da qui all'inizio dei playoff faranno la differenza, indipendentemente che si vinca, che si perda, indipendentemente che Milano vinca o perda. Cioè abbiamo ancora tante cose da sistemare, sia a livello di mentalità che a livello tecnico-tattico con l'inserimento degli ultimi degli infortunati mm-hmm. che rientreranno. Abbiamo tanto lavoro e dobbiamo far sì che queste tre partite siano veramente fruttuose da quel punto di vista lì, cioè vadano un po' a completare determinati meccanismi, determinate sicurezze che saranno poi quelle che ci sosterranno durante le partite di playoff nei momenti che sicuramente arriveranno di difficoltà. Va bene, vedremo cosa succederà e chiedo a Mirko Zucchi di farci vedere la classifica, perché invece la domanda disinteressata che voglio fare a Davis Cagnardi è sapere come disinteressata fino a un certo punto, perché poi Reggio, una di queste, cioè Bologna, la deve incontrare, però come vedi la lotta salvezza e se dovessi mettere il tuo euro adesso, quale credi che sia la squadra che retrocederà? Così, chiacchiere da bar. Veramente, veramente difficile, un po' perché non mi voglio sbilanciare e un po' perché è veramente una lotta dura. Credo che il turno prossimo con Bologna che ospita Torino, chiaramente... La penultima di campionato, esatto. Sì, quella sarà la partita... Un po' chiave. Probabilmente chiave, esatto. È un dispiacere vedere due città importanti come Bologna e Torino, una società così, così importante come la Virtus Bologna in questa situazione. Augurerei a entrambe di salvarsi. Però penso che saranno le due squadre che lotteranno fino alla fine. La cosa anche interessante, Alessandro, è che ci sono quattro squadre in questa lotta, se escludiamo Pesaro e Capo d'Orlando, anche se matematicamente non sono da escludere, però se prendiamo Cantù, Caserta, Bologna e Torino, quattro squadre che ci arrivano in quattro momenti e in quattro prospettive completamente diverse, perché Cantù è la squadra capitata lì per caso, che non doveva esserci, sì. E poi diventa veramente difficile quando fino a due settimane fa pensavi di avere i playoff come unico obiettivo, resettarsi e capire che bisogna vincerne almeno una per salvarsi, perché sennò è dura. C'è la squadra che non ha nulla da perdere, che è Torino, che adesso può giocare tra virgolette quasi leggera perché era retrocessa fino a due partite fa. C'è la squadra con grandissima pressione che è Bologna, che sa probabilmente di essere veramente padrone del suo destino e ha una piazza alle spalle che soffre tantissimo questa situazione. E poi c'è una Caserta che è una via di mezzo, che è una via di mezzo tra queste, perché è consapevole di fare un campionato di un certo tipo, ha da un certo punto di vista forse la tranquillità di avere degli scontri retti a favore, ma se fino a due giornate fa sembrava quasi salva, adesso si ritrova in questa situazione qua. Sì, ognuna ha la sua caratteristica. Io non sarei tranquillo se fossi Bologna per ovvi motivi, perché credo che questa squadra faccia fatica, cioè ancora non l'ha trovata, adesso deve giocare sul talento, su trovare qualche punto, eccetera. Io temo Cantù perché non ha giocatori che sono mai stati con l'imprinting mentale per poter giocare, secondo me, un finale di stagione da doversi salvare, quindi di cattiveria, dello strappare un pallone, delle sgomitate, eccetera. E quindi spero per Cantù che casomai vinca una partita, perché andare all'ultima partita in casa con Varese nel derby, che li ha già fatti retrocedere anni fa, io vorrei evitarlo a tutti i costi, ma proprio il tipo di squadra che sì, ho. È un ragionamento sì, che condivido, nel senso che determinate partite si giocano anche con l'abitudine a giocarle, quindi parlo di Pesaro, parlo di Caserta, parlo di Torino, parlo di Capodoglio, squadre che ovviamente tu cominci la stagione il tuo auspicio è quello di fare il meglio possibile, ma sai che potresti giocartela fino alla fine. Questo non è per Bologna, che ha molta pressione, questo non è per Cantù, che si aspettava ben altra classifica. Però, ripeto, penso che la prossima partita Bologna-Torino sia veramente, veramente fondamentale. Va bene, noi ci fermiamo, c'è l'ultimo break della nostra trasmissione, poi torniamo per gli ultimi minuti insieme a Davis Cagnardi. Pubblicità. Thank you.
Suzuki non si pattina. Go! Precisione, sicurezza, controllo alla guida. Go! Tested by Carolina Costner. Gamma Suzuki 4x4 All Grip. Tecnologia perfetta per tutte le condizioni. A partire da 13.900 euro. Suzuki. Sivar Car 2, concessionario ufficiale Suzuki per Reggio e provincia. Via Fratelli Cervi 75 a Reggio Emilia. Se sei affranto e non riesci a dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Questo mese vieni da Notti d'Incanto e regalati un materasso. I cuscini te li regaliamo noi. Notti d'Incanto di Luca Vezzali ti attende per tutto il mese con la grande promozione su letti, reti e materassi. Notti d'Incanto ti aspetta in via dei Gonzaga 25 a Reggio Emilia, in zona Italghisa. Vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Petucco Box, casette coibentate effetto legno, non necessitano di manutenzione. Petucco Box di Roberto Benassi vi aspetta a Cadelbosco Sopra di Reggio Emilia. Protagonista dell'ambiente, sa essere anche elegante e discreto. Così è un caminetto Silva. Dal 1978 Silva è competenza e serietà, con forniture e posa in opera di caminetti a legna e a pellet, classici e moderni. A Montecavolo di Quattro Castella, Caminetti Silva. Il calore della casa, il calore dei sentimenti. Renault Kadjar. Stop watching, start living. L'anno scorso quasi 30.000 reggiani hanno riposto fiducia in noi, immergendosi nella piscina riscaldata, godendo di due palestre con strumenti tecnologicamente avanzati. Medical Center aiuta a trovare la soluzione più adatta al tuo problema. Le nostre figure professionali possono seguirti passo dopo passo fino al raggiungimento degli obiettivi. Riponi fiducia anche tu in Medical Center. Via Gigli 7, Reggio Emilia, 0522 28 28 28. Se stai sognando una stanza da bagno tutta per te, Bagno Moda. Ti troverai subito in contatto con mobili da bagno artigianali e di avanzata tecnologia produttiva per riappropriarti delle tue emozioni e dei tuoi desideri. Bagno Moda, un sogno che diventa realtà. A Reggio Emilia, in via Emilia Ospizio 66. Non riesci a trovare il divano giusto per te? Da Il Salotto decidi tu come desideri il tuo divano. Dal 1973 il divano su misura per te. Scopri le nuove collezioni. Vera pelle, tessuti di alto livello, antimacchia e antigatto. La qualità di sempre, a prezzi imbattibili. Mi trovo qui all'Istituto Giglio di Milano, dove ho deciso di prendere cura dei miei capelli e ho fatto un trattamento di infoltimento. Questo è il risultato. Vi autorizzo a far vedere come ero prima per rendervi conto di come sono adesso e del risultato ottenuto. Ben ritrovati, Basket Time, ultima parte della nostra trasmissione, ancora qualche curiosità con Davis Cagnardi, poi insomma due parole su Sassari ovviamente, prossimo avversario, e due parole anche su questo giocatore. Lo so che l'avete, no, non su Magic Johnson ovviamente, ma su Kobe Bryant. So che l'avete già letto, visto, rivisto, postato, twittato, instagrammato in tutte le salse, ma insomma in quanto trasmissione di basket non potevamo non dare anche noi il nostro saluto ad un giocatore che, beh, io credo che si descriva, per chi l'ha seguito un po' anche solamente con come ha deciso di chiuderla la stagione, la sua carriera NBA, e cioè con 50 tiri e 60 punti, e non sono tanti che se lo possono permettere, arrivato nelle condizioni in cui è arrivato lui, di chiuderla in questo modo. Tra l'altro Alessandro Caraffi,
ovviamente il Made in Reggio, eccolo qua, è pronto, e non c'è bisogno che vi dica chi è tra questi, Kobe Bryant, l'ha anche vinta lui stanotte, poi sì, Utah non ha difeso, Cioè 60 tiri, ascoltavo la telecronaca di Tranquillo e diceva comunque prendersi 50 tiri devi comunque avere le gambe. Una bella fatica. Oh, sì. 50 tiri sono 50 tiri. Poi ha fatto 22 su 50, quindi non è tanto lontano dal 50% comunque. No, è chiaro, penso che comunque il piano partita fosse tirare finché ci fosse un domani o la sirena. Perché un domani non c'era. Perché un domani non c'era, ma al di là di quello insomma, cioè arrivare a una partita tirata, anche se l'ultima di regular season, anche se la tua festa, però insomma a tirare così tanto, a segnare, secondo me. Qua ci vediamo un po' di foto di come è Reggio con gli amici, Christopher Ward, vedo anche Davide Giudici, ragazzi insomma del mondo del basket reggiano, e Bryant a fine partita ha detto verrò in Italia a insegnare il basket ai ragazzi, questo è quello che dichiarate, quindi noi lo aspettiamo così insomma come ce lo coccolavamo quando suo padre Joe impazzava per il Pallabigi. Davis, tu hai anche tempo barra voglia di vedere un po' di NBA oppure non hai proprio tempo materiale per farlo nel tuo... Ma sì, si segue un po' chiaramente, seguo tutta la pallacanestro, non molto l'NBA, magari più tramite i miei giocatori che non io direttamente. No, quindi per sentito dire. Invece ti volevo chiedere questo aspetto anche sul discorso dello scouting. Per far capire, no? Per far capire anche al pubblico, per dire, tu quante partite guardi, non so, in una settimana? Così la gente ha capito. Vabbè, ma quello fa parte chiaramente del lavoro degli assistenti e più conosci della squadra avversaria e più chiaramente dai delle sicurezze ai tuoi giocatori. Diciamo che posso guardare anche le ultime 5-6 partite della squadra che dobbiamo andare a affrontare, compreso magari anche la nostra dell'andata oppure l'ultima nostra per cercare di aggiustare determinati aspetti, però è una cosa che tutti quelli che hanno il mio ruolo fanno. Ecco, cioè. Io mi ricordo quando due stagioni fa ho avuto la fortuna di fare appunto qualche trasferta, quelle di Euro Challenge insieme alla squadra per darvi appunto la possibilità di dare poi la possibilità al nostro pubblico di vederle in diretta su Teletricolore. E vedevo in pullman nei trasferimenti, in aereo, al check-in dell'aeroporto, nella sala riunione dell'hotel, dopo colazione, dopo cena, devi scannare sempre con sto software a fare scouting. E la cosa bella era che noi giocavamo, non so, la sera dopo contro Kotka e lui stava già scoutizzando due giorni la partita contro Avellino di domenica. Beh, certo, e anche sì. Mentalmente poi però ti devi resettare e poi allenare quella partita di contro Kotka. È una questione di abitudine, sono lavori molto molto più difficili però da questo punto scontato, di vista, però non è scontato. Magari la cosa piacevole è riuscire a dare un dettaglio tecnico a un tuo giocatore in un momento importante della partita che magari non si aspetta. Perché hai talmente tanto... A un certo punto, non so, faccio un esempio pratico, una rimessa in una determinata situazione e nella tua testa si accende la lampadina perché 4 mesi prima hai visto la stessa squadra, lo stesso allenatore, nella stessa situazione, disegnare una rimessa che non è nel playbook e tu dici sta a vedere che adesso me la rifà e magari ci prendi. Sì, sì. Allora lì poi si crea tutta una serie di fiducia reciproca che poi alla fine gratifica anche in qualche modo, chiaramente le ore passate a... Se uno non è gratificato al suo lavoro, vuol dire che non è il lavoro che gli piace fare. Un'altra cosa che ti voglio chiedere a tal proposito, ne parlavo qualche tempo fa con degli altri allenatori e mi dicevano questa cosa qua, che i giocatori, diciamo, in base alle istruzioni che ricevono, si dividono un po' in due macro gruppi. Lui mi diceva quelli visivi e quelli pratici, per intenderci. Cioè, poi dimmi in aiuto tu che ovviamente lo saprai meglio di me, cioè ci sono dei giocatori che gli fai vedere la cosa a video e la intuiscono subito e la capiscono magari meglio lì che vista sul campo, poi invece ci sono alcuni giocatori che devono proprio vedersela eseguire davanti agli occhi, modi di percepire le informazioni differenti, non so, anche se sì, no, nella assolutamente. Grissimbone così come... Ma sì, ci sono giocatori, sono le tipologie di persone diverse più che di giocatori. Chiaro che poi l'esperienza di campo ti aiuta. Un giocatore molto molto esperto che sa riconoscere le situazioni, a volte basta anche semplicemente a voce richiamargli una certa cosa e già riescono a immaginarselo. Ci sono giocatori, soprattutto quelli più giovani,
per i quali un'immagine conta veramente molto più di mille parole, perché riescono a vedersi in quella situazione, riescono a riconoscersi, a capire che tipo di errore fanno, e allora l'immagine per loro diventa fondamentale, perché comunque un conto è avere la percezione di come il tuo corpo si muove all'interno del gioco, un conto invece è a freddo, in maniera lucida, riuscire a vedere quello che hai combinato. E a volte ti assicuro che anch'io, che riguardo le nostre partite, penso di aver visto delle cose in partita, me la riguardo e assolutamente era successa una cosa, non dico diversa, ma i motivi per cui era successa erano chiaramente diversi. E quindi sì, a volte le immagini vengono molto molto in aiuto. Beh, la forno piega d'altronde è se si passano così tante ore davanti al video anche per questo. Voi quante ore passate? Voi non inteso come te, la squadra, dico, quante gliene fate sorbire? Noi siamo, diciamo, non abbiamo un metodo che è sempre quello. Ripetitivo, ok. Dipende dal tipo di partita che abbiamo giocato. È chiaro che se gli errori sono molto individuali, facciamo anche video individuale. Se sono degli errori più strategici, allora facciamo un video di squadra. E poi dipende anche dal momento emotivo dei ragazzi, ci sono delle volte che bisogna lasciarli tranquilli al di là di come hanno giocato. Certo. E anche l'altro aspetto curioso, che almeno per me è curioso, è il discorso di quante informazioni dare. Anche qui è, tra virgolette, chiaro che ogni giocatore è diverso, ma c'è una sorta di metodo, nel senso, che avete sviluppato quando riuscite a capire che un giocatore è saturo, nel senso che poi si rischia di dirgli troppo, o alcuni che invece sono talmente recettivi che se gli dici poco, magari non dico che si offendono, ma pretendono di sapere di più. Sì, c'è questa differenza. Diciamo che il lavoro che fai a inizio anno nella costruzione del sistema, offensivo o difensivo che sia, ti viene in aiuto poi durante la stagione, nel senso che tu crei delle macro regole e allora su quelle spesso non devi transigere. Mm-hmm. Ok? Allora lì puoi anche essere martellante, perché poi sono poi le basi sulle quali si fonda il tuo sistema. E ci sono giocatori ai quali invece bisogna dare semplicemente un compito molto semplice, uno difensivo e uno offensivo. E all'interno di quel compito che tu li obbliga a seguire, ok, dopo loro ci costruiscono con le loro caratteristiche la partita. Alcuni invece vanno un po' più seguiti nel dettaglio, ma sono quelli soprattutto molto più tattici, che conoscono di più il gioco. Vai Sandro, vai con qualche messaggio. Io le mie curiosità non avete visto io, ok. Ti chiedono, Davis, chi vorresti trovare ai playoff? Rispondiamo alla domanda. Allora, chiaramente le prime 8 sono tutte squadre importanti. Per un motivo molto semplice, nel primo turno io preferirei trovare una squadra che ha un roster limitato. Cioè limitato in quelli che sono i giocatori, diciamo, basilari. Quindi potrei dire Pistoia, non perché la consideri una squadra inferiore, ma perché la considero una squadra, per i miei giocatori, più facile da inquadrare a livello di caratteristiche individuali. Potrei dire, per lo stesso motivo, una squadra che non potremmo incontrare perché è a ridosso in classifica, cioè che è Cremona. Anche qui ci abbiamo perso, non assolutamente perché una squadra inferiore, una squadra che gioca benissimo, che ha una pulizia di gioco incredibile, che ha le idee veramente molto chiare a livello tattico, però chiaramente è una squadra che ha un numero limitato di giocatori che possono incidere a livello di efficacia offensiva, e per i giocatori è un pochettino più facile riuscire a seguire determinati compiti tattici, ecco, solamente per quel motivo lì. No, anche perché comunque, attenzione a sottovalutare il primo turno, e so che voi non lo fate, ma mi riferisco ovviamente al pubblico. Pensiamo all'anno scorso, perché noi l'anno scorso ci siamo trovati con Brindisi sotto 2-1 a giocare a casa loro una gara 4 drammatica, tra l'altro avendo vinto l'unica partita di quelle tre, partendo sotto 30-6 nel primo quarto, me lo ricordo bene quella gara 1. Assolutamente. Poi noi tutti ci ricordiamo gara 7 di finale scudetto, ma siamo passati da lì. Assolutamente, no? Tra dici bene, Davide, perché comunque, a parte che quella Brindisi era una squadra che aveva delle skills offensive molto molto importanti, cioè aveva giocatori che veramente si potevano accendere e vincere da soli una partita, e poi comunque guidati da un tecnico che è veramente bravo nel mettere degli aggiustamenti tattici tra una partita e l'altra, con un sistema difensivo che non dico che sia migliore degli altri, perché sennò Brindisi, se mi dite voi, giustamente sarebbe tra le prime 8, non è nemmeno tra le prime 8, però un sistema difensivo che non incontri sempre, perché è molto particolare, quindi anche da questo punto di vista, insomma, era una sfida difficile. Ci chiedono, Tosi, si meraviglia che i calciatori professionisti vadano costantemente motivati, è così anche nel basket? Io non penso che un atleta professionista vada motivato.
Penso che un atleta vadano ricordati quelle che sono le cose importanti, magari, perché chiaramente il contesto professionistico gli porta a volte a dare importanza a degli aspetti che sono molto importanti, sì, per il singolo, però magari non vanno di pari passo con quelle che è l'esigenza della squadra. Uh-huh. Allora in quel senso, cioè fargli capire cosa deve essere importante per loro in quel momento, allora sì, ma di motivazione vera e propria non ho mai visto nessuno che motiva gli allenatori, pure siamo persone come i giocatori. Stimolati nel modo giusto, pungolati forse, non lo so. Sì, comunque... Poi alcuni penso, perché Cauchenas non credo che sia da motivare. Ma nemmeno gli altri, cioè, assolutamente. Sì, ho preso il macro esempio chiaramente. Cioè, però... Sì, è un esempio... che non, talmente macro che non va nemmeno preso in considerazione. Chiedo a Mercoso di tirarci fuori la grafica, il campetto insomma di Sassari, per intenderci, così arriviamo anche in chiusura a presentare la gara contro Sassari. Un aggettivo per descrivere la Dinamo, a me Alessandro viene in mente imprevedibile, viene in mente, perché non sai mai, ecco, mettiamola così, questa è la gara d'andata, una delle partite migliori della stagione di Sassari, di un'altra Sassari oggettivamente, quella di Calvani, e una delle più sofferenti della stagione reggiana, anche se credo che mai come in quella partita i meriti della Dinamo furono superiori dei meriti reggiani. Ma al di là di quello, vedo Sassari che vince in casa, fa più di 100 punti, perde in trasferta, non trova continuità, prima rischia di non andare ai playoff, poi ci va... Io però, Alessandro, arrivo sempre allo stesso punto. Io di Sassari non mi fido. Io non mi fido del fatto che una squadra che ha giocato in altalena tutto il campionato improvvisamente si sveglia ai playoff. Cioè non c'è storicamente una squadra che ha mai fatto così. Quindi non mi fido, sì. Però non è una squadra che secondo me arriva quinta come l'anno scorso, capisci che sta lavorando su un certo tipo di preparazione, eccetera, eccetera. Io la vedo giocare e dico, bene, se tira il 50% da tre come domenica fa 120 punti. È una squadra che però ha un sistema di gioco che è tornato un po' più verso quello sacchettiano, un po' più, ma non è il sistema sacchettiano ovviamente, con dei giocatori che però non hanno le stesse qualità, secondo me. Perché, va bene, quando Conion ne fa 30, casomai vincono, ma Conion fino adesso ha tirato anche le sedie e ha sempre segnato poco. Quindi c'è una squadra che mi sembra che alla fine i suoi limiti siano quelli. Ha perso dei giocatori importanti, perché Ense era un giocatore comunque che aveva le qualità. Logan ci sta provando, Varnado, boh, come messo, Petway, boh, come messo, si è fatto male anche Formenti, quindi domenica non sarà Formenti. Insomma, mi sembra che sia una squadra che io non la vorrei incontrare perché è campione d'Italia, ok, e l'orgoglio secondo me può saltare fuori, però come giocatori non è che mi spaventi più di tanto, oh, rispettabile, cioè non è una squadra in sfacelo, ci mancherebbe, è lì, questo vorrà dire, però ripeto il concetto iniziale, non me la vedo che arriva in finale vincendo tre gare sette o cinque che siano fuori casa come l'anno scorso, ecco. Davis. Sassari è una squadra molto pericolosa e senza arrivare troppo lontano, parlando di playoff, mi fermo domenica. È vero che è una squadra che ovviamente ha dei problemi, ha avuto dei problemi, perché sappiamo il campionato che ha fatto, ha cambiato allenatori, ha cambiato giocatori, è passata attraverso sconfitte inopinate, però è una squadra che è al primo posto nella classifica dei punti segnati e quindi sicuramente talento offensivo individuale di altissimo livello, ha dei giocatori come questo signore che vediamo, che ha la capacità di aprire, dominare e chiudere una partita da solo. Ha delle caratteristiche atletiche importanti in alcuni giocatori e quindi è una squadra assolutamente da rispettare, ma non da rispettare come si rispettano tutte le squadre perché è così che bisogna dire, è così che bisogna fare per essere dei bravi, bisogna rispettare tutti e provare. No, loro sono veramente una squadra che si può svegliare da un momento all'altro. A Cognone è vero che è passato attraverso delle partite
non brillanti, ma è stato inserito in un contesto anche difficile tatticamente da inquadrare, un giocatore che sta segnando 17 punti a partita al di là dei decimali che adesso non ricordo, tirando col 52 da 2, il 42 da 3, quindi con cifre di tutto rispetto. Logan lo conosciamo tutti, sta tirando anche lui col 43% da 3 punti, è un giocatore dominante a livello offensivo. Alexander è un lungo atipico perché è capace di tirare da 3 punti, di attaccare il lungo frontalmente, e quindi è un giocatore che devi affrontare anche tatticamente, non solo individualmente. E Petway è un giocatore che ha giocato al di sotto delle attese, ma ha fatto l'Eurolega, è un giocatore che comunque se si sveglia è abituato a giocare in palcoscenici importanti, in partite importanti. Kaggi è un giocatore di talento. I giocatori di talento vanno rispettati perché giocano sulla fiducia, e la fiducia gliela dai nel momento tale che pensi che non siano giocatori importanti. E quindi la prima cosa da fare è assolutamente cercare, e parlo di domenica, cercare di togliere la loro fiducia, fargli capire che per noi non è una partita come le altre, ma io voglio dire, giochiamo a Reggio Emilia, dopo la gara 7 dell'anno scorso, i vicecampioni d'Italia contro i campioni non d'Italia. Non è una partita come... Reggio Emilia contro Sassari. Io mi chiedo come può essere una partita normale. Non è e non sarà una partita normale. Non lo è assolutamente, sono della stessa idea e credo che anche il pubblico lo sarà, e domenica sarà bello caldo. Abbiamo davvero gli ultimi 4-5 messaggi per Davis e poi abbiamo sforato le 10:30, quindi dobbiamo chiudere. Allora, come al solito quando si fa vedere qualcosa su Logan, compriamo Logan, ci dice questo tifoso. Ti chiedono, Davis, un aneddoto su James White e poi sì. Parliamo anche del discorso Paleventi. Rispondo io intanto, che penso un aneddoto su James White e Davis Cagnardi. No, non è una bufala, signore, non è una bufala per niente, è una cosa molto complicata. E una cosa molto complicata non significa che sia una cosa che non esiste. È una cosa che esiste e le conferme le abbiamo avute, insomma, non da me, insomma, le abbiamo avute da chi dice che c'è un progetto e che c'è un'idea. E bisogna in questo momento semplicemente portare pazienza e sperare che i tasselli si incastrino in un certo modo. Ed è una cosa che non riguarda paradossalmente il comune, non riguarda paradossalmente la pallacanestro reggiana, ma riguarda coloro che decideranno in tal senso di fare un investimento a Reggio Emilia. Io non ho la sfera magica, io sono tanto diffidente quanto voi, perché so bene cosa significhi, soprattutto per un reggiano, aspettare un palazzetto che non arriva mai, e vi dico come stanno le cose si dicono che c'è qualcosa di vero assolutamente, ma che devono incastrarsi una serie di tasselli. Arcidiacono invece è un gran bel giocatore, vero Davis? Sì, un bel giocatore, un giocatore che conosce la pallacanestro, che a pallacanestro ci sa giocare. Chiaramente giocare tra i ragazzi non è come giocare a livello senior, e quindi dovremo poi anche aspettare per valutarlo. Alessandro Frosini dice, è un giocatore che seguiamo, che ci piace, e allo stesso tempo dice tra le righe, se poi magari non avesse fatto quella Final Four che ha fatto, Davis, sarebbe stato meglio per tutti. Quello sì, chiaramente con le Final Four che ha fatto, diciamo che ha preso un po' la ribalta, di conseguenza da possibile colpo è diventato un giocatore conosciuto a livello planetario, ovviamente. Sarebbe anche stupido a parte sua non giocarsi tutte le chance che può avere adesso di fare. Giusto che ogni giocatore possa fare lo faccia. James White? Se vogliamo chiudere con James White, cosa dire? Ho un ricordo pre Final Four di Euro Challenge. Allora, James è un ragazzo molto solare, il quale si lavora molto bene anche in palestra, anche nei momenti, diciamo, di tensione vera, come quelli che abbiamo passato in quell'annata. Ricordiamoci, vincevamo sempre in casa, non vincevamo mai fuori, ma non vincevamo veramente mai fuori casa. Quella famosa partita di Bologna che ce l'hanno regalata, perché esatto, non l'avevamo vinta, e un'altra che non mi ricordo, due in campionato, insomma. E mi ricordo questo aneddoto, mentre eravamo in preparazione ai Final Four di Euro Challenge, lui a un certo punto si è presentato in palestra ed era come non l'avevamo mai visto, era arrabbiatissimo. Ha fatto la settimana prima delle Final Four litigando, discutendo con tutti, ma in maniera quasi bonaria, prendeva in giro i compagni di squadra. A uno diceva che era troppo basso per giocare a pallacanestro, a uno diceva che era troppo soft, si prendeva a cazzotti con uno, si prendeva a cazzotti con l'altro. Cioè, ha voluto in qualche modo, lui che non era così, mandare un messaggio alla squadra. Cioè, ragazzi, qui adesso bisogna girare la vite e bisogna andare veramente arrabbiati a vincere quelle due partite.
E questa è una cosa che mi ricordo, quella settimana di allenamenti ce l'ho ben presente. Io mi ricordo lui che esce dopo la semifinale contro Gaziantep dicendo one more, serissimo, sì, sì, sì. Mentre gli altri festeggiavano a metà campo, ce l'aveva ben chiaro. Ce l'aveva ben chiaro, sì, già da giorni prima appunto, come ho raccontato. Insomma, l'ha raggiunto e ha fatto anche una serie da dominatore contro Siena, purtroppo andando pareggio veramente vicino, ma vabbè, ormai è storia e ce lo siamo goduti ed è stato bello così. Così come è stata bella questa puntata di Basket Time, e io sono giunto davvero in chiusura, ringrazio Davis Cagnari, ti faccio più grande in bocca al lupo. E Crepi, ringrazio di voi per l'invito. È stato un ospite davvero molto gradito, sono sicuro Alessandro che ci sono tanti messaggi che non abbiamo letto. Sì, vi davvero tanti. Promettiamo che li facciamo leggere adesso a Davis prima di mandarlo a letto. E niente, grazie anche a te Alessandro Caraffi, l'appuntamento ovviamente domenica sera 20:45 c'è Reggio contro Sassari, Basket Time torna giovedì prossimo alle ore 21. Grazie mille anche a Mirko Zucchi, regia, linea Pondare, alla sigla di chiusura. Arrivederci.